Sei un proprietario di un immobile che stai cercando di vendere e sai che questo immobile in passato è stato oggetto di una domanda di condono? Ecco, in questo video ti spiego a cosa bisogna fare molta attenzione. Ciao, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare, agenzia di Roma specializzata nella vendita e locazione di immobili residenziali e commerciali in tutta Roma e provincia. Svolgo questa attività da oltre 20 anni e, come si può immaginare, a livello, quando parliamo di condoni, ne ho viste veramente di tutti i colori. L'Italia da questo punto di vista è un paese molto particolare, siamo un po' il paese della deroga, quindi ecco, rispetto alla normativa urbanistica che negli anni si è sviluppata nel nostro paese, in Italia ci sono stati tre condoni, il primo nel 1985, il secondo nel 1994 e il terzo nel 2003. Quindi, nel corso di tutti questi anni, molti proprietari di immobili hanno provveduto a tentare di regolarizzare gli immobili che avessero nel frattempo subito degli abusi edilizi o commessi da loro stessi o commessi da precedenti proprietari oppure per esempio dai loro genitori se gli immobili sono stati ereditati, in modo da poter poi procedere alla vendita degli immobili considerati, come si dice in gergo, sanati, ossia oggetto di sanatoria e quindi diciamo, immobili che sono stati condonati, ossia regolarizzati dal punto di vista amministrativo. Il vero problema che si è sviluppato negli ultimi quasi 40 anni è che purtroppo è successo un susseguirsi di azioni, di atteggiamenti che erano facilmente risolvibili dal legislatore, cioè qualunque legislatore nel momento in cui avesse promulgato la normativa sul condono, diciamo le tre normative che si sono succedute nel tempo, avrebbe dovuto mettere alla fine di qualunque, di ciascuna delle tre leggi, un articolo semplicissimo, ossia non si possono vendere a terzi immobili se nel frattempo il percorso di sanatoria non sia stato del tutto perfezionato. E quindi che cosa è successo? È successo che negli anni molte persone hanno fatto domanda di condono, hanno presentato tutta la documentazione prevista dalla normativa, hanno anche pagato le relative tasse, ok? Ma poi purtroppo, come nel caso di Roma, quando c'è un ufficio del condono edilizio che è molto lento e praticamente immobile e quindi si rischia ancora oggi nel 2023 di dover attendere la sanatoria di domande di condono del 1985, quindi è successo che molti proprietari hanno nel frattempo venduto l'immobile a terzi, oppure sono deceduti e i loro eredi, ereditato l'immobile con condono in corso, abbiano poi deciso di alienarlo a terzi. Ora lì cosa è successo? Che negli anni, al momento dell'atto di compravendita, la domanda di condono con le oblazioni, cioè con i bollettini delle tasse nel frattempo pagate, veniva allegata all'atto di compravendita. Ok? L'acquirente, o per ignoranza, o perché magari si era distratto, perché non ha capito, qualche volta in malafede, dava per scontato che siccome il notaio ha sancito il passaggio di proprietà, l'immobile d'amblé fosse diventato perfezionato da un punto di vista del condono, da un punto di vista amministrativo. Ma in realtà non era così. Quindi ci trovavamo che il signor Rossi aveva fatto la domanda di condono, nel frattempo era deceduto oppure aveva venduto la casa al signor Verdi, il signor Verdi comprata la casa con atto di compravendita al quale era allegato la domanda di condono del signor Rossi, andava poi a vendere a un altro. A quel punto quell'altro andava dal proprio notaio, nel frattempo eravamo arrivati a 25, 30, 35 anni dopo la domanda di condono e il notaio a quel punto diceva fermi tutti, oppure la banca che doveva erogare il mutuo, fermi tutti.
sono passati 40 anni, sono passati 35 anni, perché un conto era stipulare l'atto di compravendita nel 1989 rispetto alla domanda di condono dell'86, tre anni dopo. Un conto è stipulare nel 2023 un atto di compravendita con una domanda di condono dell'85. Sono quasi 40 anni. E quindi c'è qualche motivo per cui non è stato praticamente dato il condono, ma a volte è semplicemente per immobilismo, perché l'acquirente dava per scontato che fosse tutto in regola, perché il suo notaio ha consentito la compravendita e quindi, avendo la domanda di condono allegata all'atto, dava per scontato che fosse regolare, ma non è assolutamente così. Una domanda di condono diventa regolare quando il comune competente emette l'ultimo documento previsto dalla normativa, che è la concessione edilizia in sanatoria, ossia è il permesso amministrativo che viene rilasciato a posteriori, dopo che i tecnici del comune, dell'ufficio competente, che è l'ufficio condono, appunto, verificano che tutta la domanda sia stata presentata in maniera corretta, sia stata presentata in modo da rispettare la normativa vigente, quindi la normativa che prevede vincoli paesaggistici, vincoli archeologici, vincoli di ogni tipo, e quindi a quel punto, fatte tutte le verifiche, il comune emette questo documento preziosissimo. Purtroppo invece ancora oggi si assistono a compravendite di immobili che si pensa siano stati condonati, ma in realtà sono semplicemente oggetto di domanda di condono. Un immobile si può definire condonato quando praticamente è stato emesso il documento che citavo prima, cioè la concessione edilizia in sanatoria, appunto, che sana l'abuso edilizio, sempre salvo diritti di terzi, e ovviamente a quel punto uno può dire che l'immobile quantomeno è stato regolarizzato da un punto di vista amministrativo. Invece, quando vendiamo un immobile con la semplice domanda di condono, bisogna sempre ricordarsi che, in linea veramente teorica, l'ufficio condono potrebbe anche dire a un certo punto: io per questa domanda non rilascio la concessione in sanatoria, e quindi lì può assumersi veramente un rischio, ossia può arrivare il problema perché magari un acquirente ha comprato un immobile che nasceva come magazzino, è stato trasformato in appartamento, è stata chiesta tramite domanda di condono la trasformazione a livello amministrativo, quindi a livello urbanistico, di questo cambio di destinazione d'uso. L'acquirente lo compra pagandolo come appartamento e non più come magazzino, quindi magari a 150.000 euro di più come valore, e poi dopo 7 anni gli arriva la comunicazione dall'ufficio condono che non solo gli dice che non lo autorizza al cambio di destinazione e quindi ritorna a essere magazzino, ma addirittura ha l'obbligo di ripristinarlo. Quindi se nel frattempo ha creato delle camere da letto, la cucina, dei bagni, devono essere eliminati, perché in un magazzino non può essere presente una camera da letto, una cucina e dei bagni. Ecco, per questo motivo bisogna fare molta molta attenzione, soprattutto quando si fa da soli nella vendita di un immobile. Bisogna assolutamente affidarsi a un geometra, a un architetto di fiducia, bisogna affidarsi a un'agenzia immobiliare che svolga i controlli urbanistici prima di ottenere l'acquirente. Noi nel nostro caso, nella LR Immobiliare, effettuiamo sempre, nel preciso momento in cui otteniamo l'incarico di vendita, il check-up urbanistico dell'immobile, in modo da procedere e essere sicuri che stiamo vendendo un immobile che sia regolare da un punto di vista urbanistico, o quantomeno di essere sicuri di dare la corretta informazione al venditore e all'acquirente su come procedere in caso di domanda di condono ancora aperta. Bisogna fare veramente molta attenzione perché, come dicevo prima, i tribunali sono pieni di contenziosi, perché magari l'errata comunicazione del proprietario, anche in totale buona fede, fa capire all'acquirente che l'immobile è stato condonato e invece è stato solo oggetto di domanda di condono. È una sfumatura, per chi non è addetto ai lavori, ma invece per chi ne capisce è una differenza enorme, come il giorno e la notte. E quindi l'acquirente in buona fede è indotto a comprare un immobile pensando che sia
stato regolarizzato e invece non è stato regolarizzato, è stato oggetto di domanda di regolarizzazione e quindi qualora poi scoppi il problema dovuto al fatto che non è regolarizzabile, si può innescare un contenzioso con danni economici enormi per il proprietario. Quindi l'invito a non fare da soli, affidatevi a dei professionisti che vi possono assistere. Se volete approfondire con noi questa materia potete contattarci ai recapiti che trovate sul nostro sito lrimmobiliariroma.it o sui nostri canali social. Se questo video ti è piaciuto clicca sulla campanella per essere informato sui prossimi video che pubblicheremo, iscriviti al canale, metti mi piace, ciao, buona vendita e soprattutto attenzione ai condoni.